Che cos'è la Next Generation Tax? È una proposta di legge, di iniziativa popolare, che si propone di andare a semplificare quelle che sono le patrimoniali attualmente in vigore, ovvero l'IMU sulla seconda casa, le imposte di bollo su titoli e conti correnti, sono imposte patrimoniali uguali per tutti, e si propone di semplificare con un'unica imposta patrimoniale basata sul calcolo dei patrimoni, beni mobili e immobili, con una franchigia di 500.000 euro e scaglioni estremamente progressivi. Questo per, nell'ottica di una redistribuzione delle ricchezze che negli ultimi 2 anni si sono concentrate sempre di più. Ad esempio, qualche dato, le 5 persone più ricche, il 5% più ricco d'Italia detiene il 60% delle ricchezze e il 40% più povero invece le briciole. Questo è ormai inaccettabile in questo contesto ed è una tassa semplicemente di buon senso, anche perché, attenzione, il termine patrimoniale non deve spaventare. In questa proposta, in realtà, anche chi andrà a pagare qualcosa, perché c'è una franchigia di 500.000 euro, vuol dire che sotto i 500.000 euro di patrimonio non si paga nulla. Sopra viene applicata un'aliquota dello 0,2%, che andrebbe, da studi e proiezioni, andrebbe a ridurre le tasse patrimoniali che attualmente sono pagate e a scaglioni progressivamente sempre più alti, fino ad arrivare solo per il primo anno al 3% per i patrimoni sopra il miliardo di euro e l'aliquota massima è il 2% invece per patrimoni sopra i 50 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di persone che si sono arricchite in media del 15% nell'ultimo anno. Quindi questi patrimoni sono cresciuti del 15% nell'ultimo anno, noi chiediamo un piccolo contributo per poter redistribuire, fondamentalmente come? Sotto forma di servizi, perché nella nostra tassa proponiamo anche come verranno utilizzati questi soldi in più. Verranno utilizzati in welfare, ma soprattutto per le nuove generazioni. Non è vero che le crisi colpiscono tutti allo stesso modo, questo è ormai chiaro e palese a tutti. E soprattutto non è vero, come viene detto, ha detto recentemente Draghi, che questo è il momento di dargli i soldi, perché non tutti hanno il diritto di ricevere, perché c'è chi si è arricchito e non ne ha bisogno. Bene, noi non vogliamo fare debito sulle nuove generazioni, ma proponiamo questa tassa che avrà un gettito, si stima, di 10 miliardi oltre a quello che sono già i proventi delle patrimoniali in vigore e verranno appunto reinvestiti in, ad esempio, tutto il percorso di formazione pubblico gratuito, libri di testo, trasporto pubblico, sanità, welfare.